Amiche e amici di Grottaglie, siamo su Via Marconi, dove, come vedete alle mie spalle, proseguono i lavori di adeguamento del sistema fognario. Qualche giorno fa sono stati interrotti i lavori perché è stata trovata una cavità artificiale, un'ampia cavità, 9 metri di lunghezza, 8 metri di larghezza, 4 metri di altezza, una volta a botte. Sono stati fatti i primi rilievi, poi tutto è stato chiuso in attesa dell'intervento della soprintendenza archeologica che farà gli opportuni rilievi più precisi. Ma per avere maggiori notizie e informazioni, ma soprattutto un parere affidabile, abbiamo chiamato una persona che sicuramente ne sa più di me. Gian Claudio San Nicola, che negli anni passati ha esplorato tante di queste cavità, artificiali e naturali. Buongiorno a tutti, tengo a precisare di non essere uno speleologo ma un appassionato di speleologia e di essere un appassionato di speleologia di cavità artificiali. Le cavità artificiali in speleologia sono quelle cavità che sono state completamente scavate dall'uomo o sono quelle cavità nate naturalmente che poi l'uomo, tipo per esempio le cavità che noi abbiamo nel quartiere delle ceramiche, che poi l'uomo ha talmente modificato e ampliato da perdere quelle che sono le sue caratteristiche di naturalità. Grottaglie, per quanto riguarda il suo patrimonio ipogeo, sia naturale che artificiale, è molto ricca. Basti pensare che nel centro storico tutte le case hanno un pozzo nero o hanno una cisterna, perché l'acquedotto anticamente non esisteva, quindi si sperava nella pioggia per poter raccogliere quanta pioggia possibile nelle cisterne site proprio nei pavimenti delle case del centro storico. Lo stesso dicasi per i pozzi neri, che venivano utilizzati proprio per il recupero dell'organico, del biologico, da poi andare come concime poi da andare a spargere nelle campagne. Ma non abbiamo solamente questo noi a Grottaglie, abbiamo anche le neviere, che sono antichi scavi che sono stati fatti dagli zuccatori, enormi alcune volte, tipo per esempio quelle che abbiamo giù ai Paolotti. Sono delle neviere che contengono metri e metri cubi, contenevano metri e metri cubi di neve che veniva presa dai Monti di Martina e veniva lì poi assommata, veniva poi lì depositata a strati, intercalati da strati di paglia, proprio per cercare di poter utilizzarlo d'estate, ma di utilizzarlo anche dal nostro ospedale, che è del 1400, come anestetico, e che quindi praticamente aveva funzione anche di farmaceutica, ma anche di conservazione dei cibi. Ma non abbiamo solamente questi, abbiamo anche tanti altri tipi di ipogei artificiali, tipo per esempio quelli di cui io sono appassionato tantissimo, i frantoi sotterranei, i paramenti sotterranei, sono la vita del nostro territorio pugliese, dove praticamente si andavano a portare le olive e dalle olive ne usciva fuori un olio. Frantoi sotterranei che a Grottaglie se ne sono stati censiti circa 20, ma ce ne sono anche altri che ancora non si conoscono perché se ne scoprono sempre nuovi. E abbiamo dei bellissimi esempi, tipo quello che noi abbiamo alla Masseria del Rosario o quello che abbiamo a Masseria Lonoce, e quindi praticamente abbiamo tantissimi tipi di ipogei. Tra l'altro abbiamo anche appunto le botteghe di ceramica, anche quelli sono degli ipogei artificiali nati all'interno di quella che era la Gravina di San Giorgio, che adesso attualmente è la Gravina delle Camennere o la Gravina dei Ceramisti, delle botteghe di ceramica, dove praticamente lì i ceramisti ci si sono insediati nel 1300, quando praticamente c'è stata l'unione di Grottaglie da quella che erano i Rioni nell'unico centro storico di Grottaglie, alias che era praticamente Casa al Grande, che poi è diventata appunto Cripta Reale, e dove praticamente i ceramisti si sono insediati per i primi due terzi, perché anticamente nelle gravine scorrevano dei fiumi perenni. Poi abbiamo appunto tutta una striscia di frantoi sotterranei che avevano una funzione importantissima, non solamente quella di estrarre l'olio dalle olive, ma avevano anche la funzione di procurare la sansa ai ceramisti, perché esistevano proprio dei contratti di esclusiva tra i ceramisti e i frantoiani, gli inaghiri, che erano i capi frantoiani, che permettevano ai ceramisti di prendere la sansa per poter appunto cuocere i loro manufatti di argilla.
E poi l'ultimo terzo era dedicato ai conciapelle. Conciapelle che praticamente vengono dal Fullonese, dal Fuddanese, dalla gravina del Fuddanese, dove ci si erano insediati intorno al 1000 in funzione di quello che era una antica colonia di ebrei che veniva da Oria quando fu appunto messo a ferro e fuoco dai saraceni, dai turchi. E quindi praticamente i fuddanesi, questi ebrei che avevano proprio come mestiere tintore conciapelle, si insediarono prima nel Fullonese e in seguito si insediarono appunto nell'ultima parte della gravina di San Giorgio, gravina delle Camennere. Perché? Perché praticamente anche loro avevano bisogno di tanta acqua, però loro avevano bisogno di un'acqua che non doveva essere particolarmente pulita, per cui allora arrivava l'acqua un po' più di scarto. Invece l'acqua più pulita serviva ai ceramisti, proprio perché dovevano produrre i manufatti di ceramica che avevano bisogno di acqua buona. E i conciapelli, se vogliamo dire, hanno portato tantissimo benessere economico a Grottaglie, bascia le Cunzature, bascia il quartiere di San Pietro, tant'è che, pensate un po', nell'antichità gli ebrei dovevano pagare una tassa per professare la loro religione, e invece Grottaglie furono esonerati proprio per merito, perché apportarono tanto benessere economico alla città di Grottaglie. E quindi, da quello che ci dici, possiamo aspettarci ancora altre scoperte in futuro, sicuramente scavando anche qui nella zona nuova di Grottaglie possono saltar fuori altre cavità simili. Allora, se noi pensiamo che praticamente quando è stato smantellato il cinema Petraroli, sotto c'erano delle enormi cisterne che servivano appunto per l'approvvigionamento idrico della cittadinanza di Grottaglie. Cisterne che stanno anche, per esempio, lungo la via dei Paolotti, che servivano per i mulini a vapore. Lì ci sono degli enormi cisternoni, perché i mulini a vapore avevano bisogno di tantissima acqua, e sotto gli abitati della via dei Paolotti ci sono degli enormi cisternoni che oggi come oggi purtroppo sono stati riempiti di materiale, ma che potrebbero essere bonificati e diventare dei veri musei di archeologia industriale.